Allora, siamo qui con Fuzun Demirel, attrice turca, protagonista, militante anche della sinistra turca. Volevamo fargli alcune domande. Allora, prima cosa, naturalmente, la prima cosa che ti chiediamo è Gezi Park. Chiacchierando con te questa sera abbiamo capito che è stata molto importante. Per tutta la società turca, ma in particolar modo anche per tutti i movimenti turchi, anche del passato, perché è stata una cosa nuova, un'ondata che ha dato energia a tutti. Volevo sapere da te come l'hai vissuta e qual è stata l'importanza delle giornate di Gezi. Veramente, io sono vissuta nel movimento di sinistra in Turchia negli anni 70, fino al 1980, colpo di Stato, eravamo proprio nel movimento, però dopo questo colpo di Stato, proprio è stata una oppressione, una censura, la gente è stato arrestato, eccetera. Quindi la gente non aveva coraggio per niente. Fino a questo movimento della piazza di Gezi. Noi dagli anni che si sentivamo molto in giù, per questo che forse ormai non possiamo vivere più il movimento del popolo, tipo rivoluzionario, eccetera. Ma una mattina siamo alzati. Abbiamo visto che la gente ha occupato questo parco per i suoi alberi, per le sue piante. Quindi siamo veramente emozionati moltissimo perché con questo quasi durato 15 giorni. E tutti questi giorni, noi ogni giorno, quasi 20 ore, stavamo qui nella piazza con i bambini, i giovani, gli anziani, tutti insieme. Era un ambiente incredibile. Io proprio ho sognato che in Turchia forse abbiamo realizzato un rivoluzionario, così ho sognato. Insomma, dopo tutto questo sogno bellissimo, noi abbiamo molto, molto speranza, una speranza grandissima per specialmente gioventù, nuova generazione, che dopo tutto questo movimento e questo gioventù può creare tutto, insomma, tutto. Quindi ormai il mio cuore normalmente batte di più, perché con questa energia noi possiamo tirare su come dolce. Ti faccio una domanda legata anche al tuo lavoro, naturalmente tu sei un'attrice molto conosciuta in Turchia, però hai partecipato alle giornate di Gezi come ci hai raccontato, l'hai vissuto in prima persona e ci hai raccontato anche che anche nel mondo, nel tuo mondo, nel mondo della cultura, nel mondo del cinema, della TV, moltissime persone hanno preso posizione a favore di Gezi. Però mi dicevi anche che c'è stata anche una forte repressione da parte del governo nei mesi successivi verso chi, tutti quegli attori, i registi che comunque si erano schierati col movimento di Gezi. Oggi,
nel mondo della cultura, che poi da quello che poco che abbiamo visto, naturalmente la nostra visione parziale, è un movimento molto vitale e creativo. Vediamo che oggi a Istanbul in questo periodo c'è un festival del cinema, ci sono anche dei documentari su Gezi che vengono trasmessi. Cosa è rimasto all'interno di quel mondo e se quel mondo culturale, i tuoi colleghi, come sono state attraversate da quelle giornate e se comunque oggi sono ancora attivi nelle lotte oppure la repressione comunque ha inciso anche lì per limitare comunque l'attivismo degli attori, eccetera. Sì, durante manifestazioni di Gezi abbiamo partecipato quasi tutti quanti del mondo del televisione, cinema e teatro. Perché il teatro, specialmente oggi in Turchia, ce ne sono questi alternativi, teatri alternativi. Sono piccoli gruppi, sono in genere di sinistra. Quindi tutti questi giovani attori, registi, sceneggiatori, diciamo, hanno partecipato in Piazza Gezi. Però certo, dopo tutto questo, qualcuno hanno perso il lavoro. Per esempio, ce ne sono attori che il governo hanno messo in carcere, è stato arrestato qualche attore e abbiamo vissuto tutti questi. Però io spero fra qualche giorno. Cosa viviamo? Non lo so, ma c'è 1º maggio, festa del 1º maggio. E noi, con grande percentuale, partecipiamo per 1º maggio. E vediamo, cioè, non lo sappiamo cosa succederà, cioè, sappiamo come sapete voi, insomma, capisce? Ma sappiamo benissimo che il nostro presidente del governo, Tayyip Erdogan, non ci piace. Perché siamo laici, perché siamo di sinistra, perché noi vogliamo un governo di Repubblica Repubblicana, non so come si dice. E per questo Tayyip Erdogan ci pensa che siamo nemici di lui, insomma. È strano, ma così pensa. Non so, vediamo in quel periodo cosa succederà, ma noi saremmo sempre in piazza. Allora, chiudo l'ultima domanda, me l'hai già anticipata. Ti avrei chiesto se avessi sceso in piazza il 1º maggio, ma me l'hai già detto che ci Sì, sarai. E niente, dunque ci vediamo in piazza. ci vediamo in piazza. Ok.